Alluvioni, esondazioni, allagamenti. Un bilancio devastante che dal 2002 a oggi conta oltre 300 vittime a causa del cosiddetto dissesto idrogeologico. Torrente che è straripato, è passato da dietro, sfondato un muro ed è uscito di qua. Quindi non ci ha salvato proprio neanche un angolo del negozio. L'entità dei danni è in media di circa 3,5 miliardi l'anno, ma il vero nervo scoperto è la prevenzione, mettere in sicurezza il territorio. Le risorse ci sarebbero pure, e non solo quelle stanziate dall'ultima legge di stabilità, circa 30 milioni di euro. Secondo l'annuario dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, dal 1999 al 2008 il Ministero dell'Ambiente ha stanziato circa 2,4 miliardi di euro. Nella classifica dei finanziamenti spiccano ai primi posti la Sicilia, con circa 300 milioni di euro, seguita da Toscana, 280 milioni, e Lombardia, 200 milioni di euro. Poi sono arrivati gli accordi di programma con le regioni, che dal 2010 al 2013 hanno messo sul piatto altri 2,1 miliardi. Conti alla mano, si tratta di 4,5 miliardi di euro, per una media di 300 milioni l'anno. Ma dove sono finiti questi soldi? Delle risorse stanziate, meno della metà è arrivata in porto. Così si scopre che dal 98 a oggi c'è un tesoretto di oltre 2,3 miliardi di fondi non spesi. Ad accorgersene è stato Erasmo D'Angelis, capo della struttura Italia Sicura di Palazzo Chigi, nata lo scorso luglio per lo sviluppo delle infrastrutture idriche. Li abbiamo trovati semplicemente facendo un lavoro tecnico, cioè abbiamo preso i bilanci dello Stato, abbiamo contato i cantieri ed è venuta fuori questa cifra importante, non spesa. Il ministro dell'Ambiente Galletti punta sul decreto Sblocca Italia, varato dal governo e ora all'esame del Parlamento, che contiene le misure per lo sblocco delle risorse inutilizzate. Mi aspetto uno sblocco di grandi opere che sono ferme da troppo tempo, non solo per questioni di risorse, ahimè, ma sono fermi anche perché in questo paese c'è troppa burocrazia.